Ciao a tutti, oggi voglio tornare a parlarvi degli Anunnaki. Per coloro che non sanno chi sono o che vogliono approfondire meglio la loro storia, vi consiglio di dare un'occhiata alla playlist a loro dedicata. Gli Anunnaki, anche conosciuti come Nephilim, compaiono in moltissimi dipinti che hanno fatto la storia dell'arte. In questo video li analizzeremo insieme. Iniziamo con questo primo dipinto. Madonna con Bambino e San Giovannino, opera databile all'incirca alla fine del 1400, attribuita a Sebastiano Mainardi o a Jacopo del Sellaio. In alto a destra, come potete vedere, si scorge la presenza di un oggetto volante di forma ovale. Inoltre nel dipinto è raffigurato un uomo che osserva lo strano oggetto che vola sopra di lui. Per essere un dipinto del XV secolo, appare abbastanza curiosa la presenza di un UFO. Ricordiamo che la parola UFO significa oggetto volante non identificato. Ma questa non è l'unica opera artistica che raffigura queste strane anomalie. In quest'altra opera, Natività, di Vincenzo Foppa, troviamo sullo sfondo un angelo che esce da una nube scura, dal cui interno brillano dei raggi luminosi. Anche qui un pastore osserva lo strano fenomeno. Impossibile non pensare agli Anunnaki, che venivano scambiati per angeli o dei, in quanto dotati di tecnologie che all'epoca non erano mai state concepite dalla mente umana. Ora vi mostrerò una serie di dipinti molto simili tra loro, accomunati dalle stesse curiose caratteristiche. Poi torneremo ad analizzare altre stranissime rappresentazioni. In questo quadro di Masolino vediamo Papa Liberio che nel 358 decise di far costruire un tempio. La decisione scaturì da un fenomeno atmosferico che venne ritenuto miracoloso. Infatti la leggenda narra che nel mese di agosto a Roma sul colle Esquilino vi fu una forte nevicata. Vediamo infatti lo stesso Papa che traccia il progetto proprio sul manto nevoso. Sopra la folla spiccano quelli che sono stati identificati come Gesù Cristo e la Madonna. Nel cielo inoltre vi sono numerose nuvole incredibilmente somiglianti a degli UFO. Ecco un altro chiaro richiamo ad un disco volante, il Battesimo di Cristo, dipinto nel 1710. Quattro fasci di luce escono dallo strano UFO, lasciando presumere che possa trattarsi di un oggetto aereo. Analizziamo ora la Glorificazione dell'Eucaristia, realizzato verso la fine del 1600 da Ventura Salimbeni. Questa è forse una delle opere più significative a riprova della teoria di Sitchin. Osserviamo l'oggetto a forma sferica posizionato tra Gesù ed il Santo Padre. Sembrerebbe proprio essere un apparecchio di monitoraggio. Osservate infatti in basso a sinistra della sfera quello che sembrerebbe appunto essere un telescopio. Da notare anche la straordinaria somiglianza con il primo satellite che venne inviato nello spazio, lo Sputnik 1. Questi sono solamente una parte dei tanti dipinti che riportano questi strani oggetti volanti incredibilmente somiglianti a quelli che oggi vengono definiti come UFO. Riflettendoci, ancora non riusciamo a spiegarci la presenza di questi strani dischi presenti in queste opere artistiche, ma molto spesso avvistati anche nei nostri cieli. La teoria di Zecharia Sitchin però fornirebbe una valida spiegazione. Vi invito nuovamente infatti a dare un'occhiata alla playlist dedicata proprio agli Anunnaki. Spero che il video vi abbia incuriositi. Vi invito a lasciare un like, a condividere il video sui vostri social e ad attivare la campanella per non rischiare di perdere le nuove pubblicazioni. Il 12° pianeta si trova anche su Facebook, trovate il link in descrizione. Vi aspetto al prossimo video, ma come sempre nel frattempo restate connessi.